Una progettazione sostenibile e inclusiva che preveda per ogni parte del ciclo di vita dei prodotti il contenimento degli scarti e, quando questi necessariamente si realizzano, la loro valorizzazione per non produrre rifiuti. È il concetto di base del design sistemico e del progetto Retrace, presentato a Palazzo Lascaris durante un convegno organizzato dalla Consulta regionale europea e dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Cosa prevede il progetto Retrace in Piemonte? Il progetto Retrace prevede la definizione di un piano di azione per la regione che applichi il design sistemico affinché si vada verso un'economia circolare proprio nella futura pianificazione della regione europea. Il progetto Retrace è un progetto finanziato dall'Interreg Europe Program che coinvolge 5 regioni a livello europeo. E insieme alla regione Piemonte abbiamo la regione dei Paesi Baschi in Spagna, l'Aquitania in Francia, la regione nord-est della Romania e la Slovenia. Il coordinatore del progetto è il Politecnico di Torino con il Dipartimento di Architettura e Design. Professore, che cos'è il design sistemico? È un nuovo modo di guardare il sistema produttivo. Oggi siamo troppo interessati semplicemente al prodotto e non ci curiamo di tutto il flusso di materie che invece gestiamo. Il design sistemico si prende cura dei flussi della materia e dell'energia che circolano da un sistema ad un altro, per cui quello che non usa un sistema lo può usare un altro sistema. Si capisce immediatamente, ci si pone in relazione con degli altri e questo crea una rete di relazioni ed è un sistema resiliente che può affrontare in una maniera estremamente positiva la nostra vita e soprattutto quello che oggi affligge il nostro modo di vedere, la crisi che è dovuta al fatto che si guarda solo ed esclusivamente sulla quantità e non sulla qualità. Ecco, design sistemico, se lo devo in qualche modo racchiudere in una parola, è un approccio qualitativo al nostro modo di vivere.